neonato record. Vedete questo bambino? È appena nato, ma è tutt'altro che piccolo. Sta bene, così come la sua mamma, sottolineiamolo subito, che l'ha messo al mondo giovedì scorso, alla 39esima settimana di gravidanza, con parto naturale senza nessuna conseguenza. Si chiama Parker Bell, ed è già diventato famoso. Prima all'ospedale Blackton, nei sobborghi ad ovest di Sydney, poi nel resto del mondo, visto che la notizia è arrivata fin qua. Sapete quanto pesa questo amore di bambino? Ben 5,75 kg. Punto esclamativo, punto L a sua mamma, che è australiana, l'ha messo al mondo dopo un travaglio di circa 2 ore e mezza. Poi ha posato per uno scatto ricordo insieme all'ostetrica che l'ha seguita durante il parto all'ospedale. Già, perché per la struttura la nascita di Parker Bell è un vero record. In quell'ospedale sono sì nati altri bambini con peso superiore ai 6 kg, ma mai con parto naturale come in questo caso. Punto sapevano che il piccolo cresceva molto e per questo la madre è stata sottoposta a costanti controlli durante la gravidanza per la crescita del feto? Ha spiegato ai giornali locali la dottoressa che ha seguito la donna, Nikki, di 28 anni, e il parto. Come detto, mamma e piccolo stanno bene. Basti pensare che la foto insieme all'ostetrica è stata scattata poche ore dopo il parto. Lo scatto è stato poi condiviso in rete, sul profilo dell'ospedale, e come era prevedibile ha raccolto migliaia e migliaia di like e condivisioni. Punto sotto alle foto di Parker Bell sono mancati messaggi stupiti e divertiti lasciati da altre mamme. Questo piccolo pesa più dei miei gemelli messi insieme a quasi un mese, ha scritto una donna. Mia figlia ha 12 settimane e ancora non ha raggiunto quel peso, ha fatto presente un'altra. In effetti, come hanno confermato dall'ospedale, il range di peso dei nuovi nati può essere compreso tra 2,5 e 4,5 kg. Qualche giorno fa, ma in Italia, aveva fatto notizia un'altra nascita. Un'altra neonata record, anche se più leggera di Parker Bell. Eleonora, 4,9 kg di bellezza, è venuta al mondo nell'ospedale Madre Teresa di Monselice, Padova. La mamma, Michela, 32 anni e al quarto parto, ci ha tenuto a ringraziare lo staff che l'ha assistita, e ha anche sottolineato che non le sembrava nemmeno di stare in ospedale.